Asterion nasce nel 2006, due soci fondatori, io, Luca Cattini e Massimo Bianchini, nasce come passione personale, nel senso che siamo appassionati di giochi da tanti anni e abbiamo deciso di fondare una casa editrice con lo scopo di pubblicare giochi di ruolo. Dal 2006 al 2010 abbiamo pubblicato giochi di ruolo, abbiamo pubblicato il gioco di ruolo di maggior successo edito in Italia da italiani e poi ci siamo orientati su questo settore che è il settore dei giochi da tavolo. E abbiamo iniziato nel 2010 a importare e distribuire sul territorio italiano giochi da tavolo per famiglie. I giochi da tavolo per famiglie per noi rappresentano un segmento di mercato che va a colpire le famiglie, ovvero sono giochi che hanno la caratteristica per cui sono adatti per i bambini che giocano per conto loro, sono adatti per i genitori che giocano assieme ai bambini divertendosi e quando i bambini vanno a letto i genitori continuano a giocare i nostri giochi. Hanno questa caratteristica molto particolare di divertimento e di facilità di apprendimento che li rendono uno strumento perfetto per poter passare del tempo con i propri figli. Le caratteristiche principali in parte le abbiamo già detto, cioè sono facili da apprendere, facili da spiegare, hanno una componente di divertimento che è essenziale per tutti i nostri giochi. Cioè il gioco non deve essere mai noioso, i genitori trovano dei significati, degli spunti di divertimento, i figli, i bambini trovano degli altri spunti di divertimento e quando si gioca insieme c'è l'opportunità di condividere del tempo assieme in maniera costruttiva, in modo che riesce a farci relazionare con i propri figli, che riesce a farci relazionare con i propri conoscenti, i propri amici. Hanno tutti una caratteristica comune che è l'estrema cura grafica, l'estrema cura dei componenti. Noi crediamo fermamente che il gioco debba rappresentare un momento particolare nel nostro tempo, ci deve essere una soddisfazione, una gratificazione anche visiva, anche tattile nei componenti, nelle carte, nelle illustrazioni. I regolamenti sono tutti in italiano e sono curati in maniera che il gioco sia fruibile da chiunque nel miglior modo possibile e soprattutto, ripeto, c'è un legame di qualità che li unisce nella natura straordinariamente divertente dei giochi che proponiamo. Noi siamo di Correggio, siamo emiliani fino al midollo, oserei dire. In questo momento tocchiamo la gran parte del mercato specializzato, ovvero i negozi che trattano le carte di Magic, e l'intenzione nostra è di espanderci nel mercato cosiddetto generalista, quindi nei negozi classici di giochi e giocattoli. Siamo presenti nelle Città del Sole di tutta Italia, siamo presenti nel centro giochi educativo. In questo momento c'è un bisogno straordinario per tutte le famiglie di passare del tempo in casa con i propri figli. Soprattutto le famiglie hanno necessità di strumenti con cui interfacciarsi con i propri figli, creare una sorta di cifra comunicativa comune. La scusa del gioco ci consente di parlare, dialogare, di interfacciarci con quelle che sono le persone che amiamo di più. Questo è il motivo per cui giocare ai giochi esterni, farlo divertendosi peraltro. Quindi il nostro obiettivo appunto è di riuscire a far sì che le persone conoscano questi giochi e possono affrontarli, possono scoprire un mondo che fino adesso è stato tenuto abbastanza nascosto perché c'è un'enorme comunità di giocatori. Bisogna che gli italiani riescano a vedere i giochi che facciamo perché hanno una piccola particolarità: se uno prova i nostri giochi normalmente li compra. È una specie di maledizione e benedizione allo stesso tempo. Maledizione perché? Perché vanno mostrati, i nostri giochi vanno fatti vedere, vanno fatti provare. Nell'istante in cui questo avviene normalmente avviene anche la vendita, cioè la persona si rende conto che il gioco è bello, ne vale la pena e quindi lo compra e gli viene garantito un numero abbastanza considerevole di serate di divertimento. Quindi è un investimento limitato per rapporto ad altre tipologie di entertainment che ti porta a passare molte ore su questo gioco che tu hai comprato. Tutti noi abbiamo un monopolio, un risico a casa, il concetto quindi è questo: fai un investimento che ti dura nel corso del tempo. Nella fattispecie questi giochi hanno anche la caratteristica che difficilmente ci si stanca di giocarli. Ad esempio chi affronta Dixit fa quantomeno 1 milione di partite all'interno di un mese, diventa quasi una droga, un divertimento virale. Double è la stessa cosa, abbiamo dei giochi veramente che si fa veramente fatica a non appassionarsi. Noi abbiamo un sito internet di riferimento in cui presentiamo tutti i giochi in uscita,
Ci sono i regolamenti di tutti i giochi scaricabili con il regolamento in italiano, facciamo vedere quella che è la nostra attività anche di tipo promozionale, quindi tutte le serate che facciamo ad esempio presso i negozi in diverse parti d'Italia per presentare e dimostrare i nostri giochi. Insomma, è un punto di riferimento per tenersi informati sulla nostra attività. Siamo chiaramente disponibili e cerchiamo clienti in tutta Italia, siamo un'azienda giovane, recente e pensiamo ci possa essere un enorme mercato perché questo è il futuro del gioco da tavolo in Italia.